grande progetto per Trapani ed Erice per il consueto approfondimento politico in vista delle amministrative. In studio c'è ospite l'onorevole Nino Oddo. Aspettando le manifestazioni garibaldine, cresce l'attesa per l'inizio delle iniziative che si terranno a Marsala dall'11 al 14 di maggio. La musica non passa, e questo è il nuovo singolo del cantautore trapanese Nico Gulino in concorso al Festival Musica Cultura di Recanati. Il tempo dei nuovi eroi, ieri pomeriggio al Palazzo della Vicaria a Trapani si è tenuta la presentazione dell'ultimo libro di Oscar De Montigny. Per lo sport passa Treviso, la pallacanestro Trapani perde anche gara 3 ed esce anzitempo dai playoff. Per il calcio invece il Trapani è impegnato al Matusa contro il Frosinone di Marino, si inizia alle 15. Questi i titoli della seconda edizione del nostro TG Sud. Come sapete, ormai in vista delle elezioni dell'11 giugno, ogni sabato abbiamo questa edizione speciale con un ospite in studio, uno dei protagonisti della vita sociopolitica ed economica del territorio. In particolare quest'oggi accanto a me c'è il parlamentare regionale, nonché deputato questore, onorevole Nino Oddo. Ben trovato. Buongiorno. Onorevole. Con l'onorevole Nino Oddo, fresco di riconferma alla segreteria nazionale del Partito Socialista, ma già si capiva dei titoli, proveremo ad entrare nel merito delle questioni amministrative. Ma prima di parlare di elezioni è doveroso un accenno, certamente una prima domanda sulle questioni regionali, perché martedì andrà in discussione il collegato, diciamo così, la manovra finanziaria bis. Onorevole, cosa bolle in pentola in merito? Ma io punto a portare a casa un paio di risultati per il mio territorio. Innanzitutto c'è il mio emendamento per l'istituzione del fondo pensione per i dipendenti della Camera di Commercio, che è una battaglia di rilevanza regionale, dare una prospettiva previdenziale ai dipendenti della Camera di Commercio, e spero di portare al traguardo l'istituzione di questo fondo pensione. La seconda battaglia riguarda l'ente Luglio Musicale, un altro ente che, come per la Biblioteca Fardeliana, rischia di chiudere i battenti se non diamo le risorse finanziarie necessarie. Su questo emendamento sto cercando in queste ore di raccogliere il consenso dell'intera deputazione, perché credo che sia una battaglia assolutamente di valore più generale. Una vittoria accesa a sala, quella sull'aeroporto di Birgi. E finalmente il coronamento di un risultato su cui io e altri lavoriamo da tempo. Io sostengo che dobbiamo concentrarci sulle cose che accomunano i deputati, e la difesa del territorio oggi più che mai è una cosa che deve accomunare il territorio. Abbiamo fatto una battaglia tutti insieme e abbiamo portato a casa il risultato. Oggi credo che si possa pianificare sull'aeroporto Vincenzo Florio, il management lo può fare in maniera più tranquilla. È possibile aumentare il numero di passeggeri e soprattutto migliorare anche qualitativamente le tratte. Abbiamo bisogno di turisti, ma di turisti che arrivano anche dalle zone ricche del nord Europa. Va bene, in attesa di capire cosa succede appunto da martedì della settimana prossima, intanto ci fermiamo per questo brevissimo spazio pubblicitario e poi entriamo nel merito delle questioni legate alle elezioni a Trapani e ad Erice. Riprendiamo la linea dello studio, ancora con noi ospite l'onorevole Nino Oddo, deputato regionale, questore all'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo prima chiesto qualche lume sulla finanziaria 2 che sarà in discussione da martedì prossimo all'Ars, adesso vediamo di concentrarci sulle elezioni. Onorevole, lei ha sposato in pieno, è uno dei propositori, diciamo, di questo grande progetto per Trapani ed Erice, che vi vede appunto con questa doppia candidatura in sinergia a Trapani con il senatore D'Alì, candidato sindaco, a Erice con il dottor Luigi Nacci. Ce lo racconti brevemente, anche se già abbiamo abbastanza spiegato. Io ho detto ripetutamente in questi mesi, lo sostengo con forza, che la politica non solo a Trapani, ma credo nel nostro paese, addirittura in tutta l'Europa, oggi è incentrata sullo scontro fra la politica e l'antipolitica. Non più tardi di domani in Francia si voterà fra un candidato populista e un candidato Macron, su cui si schiera sostanzialmente l'intero schieramento democratico e costituzionale, si direbbe in passato. Ecco, qui la battaglia è la stessa che dobbiamo svolgere. Io credo che dobbiamo mettere insieme le forze migliori del territorio per un grande progetto. La gente non prova più passioni per i partiti, per le ideologie dell'Ottocento. La possiamo coinvolgere, appassionare sui grandi progetti. Credo che il progetto per il territorio, che passa attraverso Tonino D'Alì a Trapani e Luigi Nacci a Erice, fa sognare nuovamente la gente. Io vedo nei bar, nelle strade, nelle famiglie, si discute di questo grande progetto, di questa prospettiva
che potrebbe rilanciare Trapani. Gli altri candidati sindaci, alcuni anche dignitosi, io mi picco per non criminalizzare gli avversari, però si limitano alla gestione del quotidiano, puntano a gestire bene il quotidiano. Io credo che Trapani avrà bisogno invece di puntare in alto. Il progetto del territorio mi pare l'unica ipotesi in campo che prefigura uno scenario di nuova primavera a Trapani, come abbiamo vissuto per la Coppa America, con la rinascita del centro storico. Ora questa rinascita va estesa ad esempio ai quartieri e alle frazioni, che nella stagione del governo Fazio Dalì, diciamo così, furono un poco trascurate. Credo che questa è una seconda parte della ripresa di Trapani. Ma lei ritiene, onorevole, sarà facile spiegare ai cittadini se saranno solo sogni o progetti concreti realizzabili? Ma onestamente, Tonino Dalì, soltanto chi non ha onestà intellettuale non può riconoscere che in questi 30 anni ha portato, credo sono stati addirittura quantificati in circa 400 milioni di euro di finanziamenti pubblici che il senatore Dalì è riuscito a portare in questa provincia nel corso di oltre 20 anni di impegno parlamentare. Questo è un dato, oserei dire, oggettivo. Ha una serie di collegamenti di cui questa città ha bisogno, ha messo già in campo Guido Bertolaso, ad esempio un manager pubblico sostanzialmente che potrebbe dare un contributo importante nella gestione delle emergenze cittadine. Io ne cito soltanto qualcuna. Perfetto. La raccolta differenziata, noi siamo a livelli vergognosi, non da paese europeo ancora, lì dobbiamo fare dei progressi assolutamente in avanti, dobbiamo efficientare la macchina amministrativa. Un uomo come Guido Bertolaso, ad esempio, può essere assolutamente utile in questa direzione. A proposito di elezioni, ad Erice, lo saprà, in maggio, ieri sera c'è stato questo confronto, dialogo fra i due candidati sindaci del centro-sinistra, Savona su Trapani e Toscano ad Erice. Era necessario, insomma, arrivare a questo dialogo, perché mi sembrava che nei giorni scorsi, insomma, ci fosse qualche piccola onda di maretta. Qui siamo proprio al gioco delle parti. Tutti i cittadini che ci ascoltano sanno che Stranghita appoggia Fazio, lo sanno pure i bambini. È una tragica commedia questa. La parte del PD che fa riferimento a Stranghita guarda il ballottaggio all'eventuale appoggio a Fazio contro il senatore Dalì. Io credo che il Partito Democratico, purtroppo, all'indomani di questa vicenda elettorale sulla quale io non prefiguro grandi risultati, dovrà leccarsi le ferite. Il Partito Democratico, perché la vita continua, dopo l'11 giugno c'è il 12, il 13, il 14 e io dico che il Partito Democratico rimane un interlocutore importante, dovrà valutare gli errori fatti in questi mesi, in queste scelte scellerate in campagna elettorale. Mi auguro che da un ruolo di opposizione potrà contribuire o al ballottaggio, potrà prefigurare, io prefiguro nell'ipotesi di ballottaggio che sono plausibili sia a Trapani che a Erice, un rapporto di collaborazione che si riprenda con le forze del Partito Democratico disponibili a un ragionamento di questo tipo. Ebbene, sono forze sane dentro il Partito Democratico che secondo me in un eventuale ballottaggio potrebbero aderire a un progetto di questo tipo. Io cito soltanto due nomi. Se le due figure più prestigiose che la sinistra ha espresso a Trapani negli ultimi 30 anni, Mario Buscaino e Angela Cangemi, hanno aderito al progetto per il territorio e sono candidati, uno Mario Buscaino guiderà la lista civica per la grande città, l'altra Angela Cangemi, la donna più prestigiosa che ha espresso nella storia il Consiglio Comunale di Trapani, capeggerà la lista del PSI. Ecco, se le due figure più prestigiose della sinistra trapanese sono schierate per il progetto per il territorio, io chiedo, ma dov'è l'altra sinistra? Non la vedo. Lei poco fa ha fatto questo accenno agli accordi, diciamo, se è così, se è vero che ci sono, in vista del ballottaggio, ma immagino pure lei abbia già iniziato a tessere le trame, insomma, per eventuali accordi, no? Ma io credo che se andremo al ballottaggio è un'ipotesi possibile, dato l'estrema frammentazione. Io credo che citavo Piero Savona, citavo a Erice Alberto Sinatra, vi sono forze repubblicane, socialdemocratiche, che a mio parere sono fortemente interessate al progetto della grande città. Savona timidamente ha iniziato a dirle queste cose. C'è attenzione, consapevolezza che questo è l'unico progetto utile per il territorio. Io spero che nel ballottaggio
queste sensibilità, queste attenzioni si concretizzano in un rapporto effettivo. Va bene, andiamo, è un telegiornale, non posso tenerla a lungo, capisco che ha tante cose, tanta voglia di dire tante cose. Due ultimi argomenti, com'è finita con l'auditorium su cui si stava iniziando a lavorare, onorevole Oddo? Bella domanda, perché ogni tanto voi dell'informazione dovete dire anche come finiscono le storie. A beneficio di coloro che non ricordano, io non più tardi di 7-8 mesi fa avevo sostanzialmente concluso un accordo fra la Regione Siciliana e l'Ente Luglio Musicale per la gestione del Teatro di Domarrone, per ricucire una grande ferita in questa città. Il Teatro di Domarrone è l'auditorium che si trova dentro, diciamo, il polo universitario. Esattamente, ebbene, ricorderete immediatamente il sindaco di Erice, apriti cielo, mobilitò legali per bloccare questa operazione dicendo che avrebbe gestito il comune di Erice, aveva la priorità. Assolutamente vero. Sono passati 8 mesi, il sindaco Tranchiti ha finito di fare il sindaco, il Teatro Marrone è in mano ai vandali. Questo è quando invece di lavorare per il territorio si lotta contro gli altri. È una visione della politica che non mi appartiene. Dicevamo all'inizio, quando l'ho presentato, è stato riconfermato appena proprio nei giorni scorsi alla segreteria nazionale del PC, per la Sicilia c'è anche l'onorevole Vizzini. Onorevole Oddo, che fa quindi? Adesso a novembre si va al voto per le regionali, pensa alle regionali, pensa al nazionale, si esponga. Ma io sono uno, intanto, che ho un mio lavoro, diversamente da altri esponenti politici sul territorio, quindi posso anche tornare in banca. Farò politica, non ho valutato ancora dove candidarmi, penso che se si voterà prima alle regionali, come al 5 novembre, io porrò la mia candidatura all'Assemblea regionale all'interno di una lista frutto dell'accordo che il Partito Socialista Italiano ha fatto con Sicilia Futura. E questo credo che sia l'ipotesi di percorso iniziale. Le politiche, credo che al momento non sappiamo né quando si vota né con quale legge elettorale si vota. Va bene, grazie all'onorevole Nino Oddo, nostro ospite in studio qui per la seconda edizione, nell'ambito di questi approfondimenti che il sabato dedichiamo appunto alle questioni prettamente elettorali ed imminenti. Grazie, noi continuiamo con il resto del telegiornale, rimaniamo nell'ambito delle questioni appunto elettorali, spostandoci su altri fronti, in particolare in zona Fazio, quindi candidature a Trapani. Continuano le aperture di campagna elettorale, ieri pomeriggio è stata presentata la lista UDC Trapani Tua, a sostegno proprio della candidatura a sindaco dell'onorevole Mimmo Fazio. L'incontro si è tenuto nel nuovo comitato elettorale di via Ammiraglio Staiti alla presenza dei candidati della lista UDC Trapani Tua. All'apertura della campagna elettorale dell'UDC ha partecipato anche Mimmo Fazio in corsa per la carica di sindaco. Presenta l'iniziativa anche l'onorevole Turano, che ha illustrato i motivi dell'appoggio a Fazio. C'è ancora una Trapani che crede e che spera e noi riteniamo che ci possiamo affidare a Mimmo Fazio perché lo abbiamo visto all'opera, soprattutto io quando ero presidente della provincia, lo abbiamo visto all'opera come un sindaco dinamico, efficiente e che con entusiasmo provava a risolvere i problemi dei trapanesi. Riteniamo che questa guida debba ritornare e lo vogliamo fare assieme a lui, con la nostra lista e con i nostri rappresentanti. È proprio la manifestazione da parte dell'affetto che è così diffuso e mi ha indotto ovviamente a ritornare di nuovo sui miei passi e quindi a tentare di riguidare questa città. E non fosse altro anche l'indipendenza dello Stato in cui ovviamente è stata ridotta negli ultimi 5 anni, con il contributo ovviamente da parte di tutti, parliamoci chiaro, in quanto c'è stata sicuramente l'assenza dell'amministrazione, ma sicuramente anche da parte dei cittadini, quel senso civico che rinveniamo in altre città, beh, sicuramente nella nostra difetta un po'. Un ritorno al passato che però si muove sulle ali dell'innovazione a partire dai volti nuovi, e questa è la carta vincente. Questo lo spero, me lo auguro, perché sa, ho toccato con mano che laddove in qualche modo si innova, ma si innova soprattutto nell'ambito delle risorse umane, estremamente importante e fondamentale. Vi porto un esempio: se io mi accingo a fare un lavoro nuovo, nella fase iniziale metto il massimo impegno, se lo faccio la seconda volta metto un impegno sempre inferiore. Allora da parte dei candidati e consiglieri metterci la faccia, la voglia ovviamente di non solo di dare il proprio contributo, ma di far sì che effettivamente la città possa in qualche modo cambiare. Io mi auguro e spero che ci sia un rinnovo, non dico totale, ma robusto, copioso del Consiglio Comunale, con la presenza di tanti giovani, con la voglia ovviamente non solo di mettersi in gioco, ma quello di realizzare e dare ovviamente il proprio contributo.
Rimanendo in argomento elettorale, questo pomeriggio alle 18.30 Anna Garuccio, che avete visto poco fa nelle immagini, candidata al Consiglio Comunale di Trapani nella lista dell'UDC Trapani Tua, appunto, inaugura il proprio comitato elettorale a Trapani in via Palma. Invece dall'altro lato alle 18 Nicola Lamia, che è candidato con Forza Italia a sostegno della corsa sindaco del senatore Antonio Dalì, inaugura il suo comitato elettorale in via Spalti. Tra gli altri saranno presenti, oltre al senatore Dalì, anche l'onorevole Michele Rallo e il sindaco di Custonaci Peppe Bica. Questo pomeriggio alle 18 nella sede del Movimento 5 Stelle in Corso Versanti Mattarella si terrà il quarto convegno dal titolo Paesaggio e dintorni, il territorio di Trapani ed Erice. L'incontro sarà introdotto dal candidato sindaco di Erice, l'architetto Maurizio Oddo. Ci sarà anche dopo, a concludere i lavori, il candidato sindaco per Trapani, l'architetto Marcello Maltese, e padrone di casa ovviamente il senatore Vincenzo Sant'Angelo. Sempre per quanto riguarda le inaugurazioni di comitati elettorali, ieri pomeriggio il candidato al Consiglio Comunale di Trapani con la lista Progetto per Trapani, quindi a sostegno di Fazio, ha aperto la sua campagna elettorale con una iniziativa lungo le vie delle Arione Palma. Si tratta di Giovanni Parisi. Per l'occasione è stata organizzata una passeggiata per il Rione Palma, che è partita dai campetti di Viale Marche, passando per il centro Nino Via e proseguendo per via Michele Amari, arrivando infine nel comitato elettorale di Giovanni Parisi, dove ha preso la parola assieme al candidato sindaco Mimmo Fazio, soffermandosi sulle condizioni del quartiere. Stiamo provando a fare questa avventura, mettendoci la faccia con tutto quello che abbiamo fatto negli anni, soprattutto per riprendere la zona che a un tempo è stata fatta dall'avvocato Girolamo Fazio. Quando lui era sindaco dell'amministrazione, questo quartiere ha visto un po' di luce. In questi 5 anni la luce è venuta a mancare, la luce, l'interessamento delle istituzioni, l'amministrazione assente totalmente, tutte le battaglie che abbiamo fatto col comitato di quartiere, non abbiamo avuto nessun riscontro. E devo dire che c'è tanta rabbia a vedere tutto in stato di abbandono. I nostri ragazzi che potrebbero usufruire di questo impianto, purtroppo si torna ai vecchi tempi, a giocare nelle piazzette, costa sacchettino come palo, e non è una bella cosa. Centrino Via e potrebbe essere il polmone del quartiere, deve essere aperto, assolutamente deve essere aperto, deve essere funzionante, deve portare vitalità al quartiere. Se non facciamo, i quartieri spesso diventano dei ghetti, questo noi non lo vogliamo, abbiamo dei figli e quindi questo non lo vogliamo. Ripartiamo intanto con il sindaco Girolamo Fazio, ci speriamo tanto, tutti lo vorremmo fortemente, noi lo appoggiamo e lo appoggiano pure gli abitanti. Però spesso gli abitanti si vendono la dignità per un piatto di lenticchie e questa cosa non va. Deve finire questo modo di fare, di trovare i voti così non va bene. Non dobbiamo venderci noi la dignità, vendiamo noi ma vendiamo pure quella dei nostri figli. Continua senza sosta l'impegno dell'azienda sanitaria provinciale per l'assistenza sanitaria nei confronti degli immigrati, dei soggetti con malattie infettive e delle donne in stato di gravidanza. Il commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Giovanni Bavetta, insieme al prefetto Giuseppe Priolo, hanno fatto visita all'hotspot di Milo per dare maggiore assistenza sanitaria agli immigrati. Lo stesso Bavetta ha espresso il suo impegno a nome della stessa azienda, che continuerà ad aiutare gli immigrati offrendo assistenza sanitaria. Oltre a loro saranno aiutate le donne in stato di gravidanza e le persone che hanno delle malattie infettive. Durante l'incontro sono state descritte le varie competenze e gli eventi collegati agli sbarchi, ripercorrendo tutte le fasi legate all'accoglienza, alla sicurezza, all'assistenza sanitaria dei migranti che arrivano nel porto trapanese. Infine lo stesso commissario dell'ASPO ha parlato del progetto Fami Silver. Esso è finanziato dal Ministero dell'Interno e stato riconosciuto dall'Unione Europea come modello competente. Il suo obiettivo è quello di creare una rete di supporto degli immigrati con disagio psichico, con equip multidisciplinari, protocolli operativi e un sistema automatizzato di chiamata dei mediatori culturali fino ad arrivare alla cartella sanitaria del migrante. Appare evidente oggi, specialmente, che l'estate è arrivata con una temperatura altissima che già ci va a pregustare la calura dell'estate imminente. Eppure a Trapani il famoso re delle granite, Francesco Colicchia, non può collocare i tavolini in via Torre Arsa davanti alla sua attività per far degustare le sue famose granite, appunto, ai turisti ma anche ai tanti affezionati clienti locali. Vi starete chiedendo perché? Ve lo facciamo dire proprio da lui.
da quando ci fu il maltempo qua, forse sono caduti dei cornicioni, e vennero i pompieri e transennarono tutto qua. Ci siamo rivolti a diverse autorità, qua all'Intendenza Finanza, qua al Comune, ai Vigili, nessuno, qua e là, nessuno però concretamente ci ha dato una risposta positiva. Per cui siamo al momento, dobbiamo mettere i tavolini, ma non li possiamo mettere, non sappiamo come. Mi sono spiegato. E quello che desidero io, che vi interessate allo scopo di poter elevare queste transenne. L'estate ormai alle porte, ci sono i turisti, non si può lavorare. D'accordo, ora cominciamo a lavorare. Siccome siamo molto conosciuti, soprattutto per la qualità dei nostri prodotti, i turisti siamo su internet, siamo da tutte le parti, per cui ci interessa levare queste antenne per poter lavorare. A Massala cresce l'attesa per l'inizio delle manifestazioni garibaldine che si svolgeranno dall'11 al 14 maggio prossimo, coinvolgendo vari settori di interesse pubblico. Ci parla di cultura in questa intervista l'assessore Clara Ruggeri, mentre di sport e di vela in particolare ci parla Andrea Baiata, presidente dei Circoli Velici Massalesi. Lo sport la fa da padrone in queste manifestazioni garibaldine, però la cultura e Garibaldi non possono mancare, e soprattutto il centro sud risorgimentale garibaldino, che abbiamo riconfermato, istituito i componenti con personalità insigni del panorama italiano. Il professor Golini è il direttore del Vittoriano, cioè dell'altare della patria, ed è il presidente del centro sud risorgimentale garibaldino, insieme alla dottoressa Cristina Vernizzi, che è stata direttore del museo risorgimentale di Torino e che ha creato il nostro museo che si trova a San Pietro. Hanno organizzato un convegno su Garibaldi che si svolgerà l'11 maggio. Il 10 maggio alla mattina invece incontreranno gli studenti delle scuole superiori e anche delle scuole medie per una ricerca storica sui morti della Grande Guerra o su persone che hanno antenati, che hanno partecipato alla Grande Guerra, e quindi verrà presentata questa proposta per poi appunto raccogliere tutte queste informazioni. L'anno scorso è stato un evento, diciamo così, amichevole, ecco, chiamiamolo in questo modo, mentre quest'anno c'è un'organizzazione seria, perché c'è la Federazione Italiana Vela che ci ha dato l'ok quindi per programmare questo evento. L'evento che poi vero e proprio è il giorno 12 e il giorno 13, mentre il giorno 11 è una veleggiata per ricordare lo sbarco di Garibaldi, dove tutte le imbarcazioni dall'altura alla deriva, alle piccole barche, quindi al kite, saranno in acqua per far vedere che Marsala ha un mare meraviglioso, un vento invidiabile per quanto riguarda questo tipo di attività di sport, e quindi ricordare che Garibaldi è sbarcato il giorno 11 attraverso il vento e il mare. A proposito di iniziative culturali ed artistiche, si chiama La musica non passa ed è il nuovo singolo del cantautore Nico Gulino, che fa parte dell'album di debutto intitolato Meglio morir d'amore, un pezzo che è in concorso al Festival Musicultura di Recanati, ma ce lo facciamo raccontare proprio da Nico Gulino. Abbiamo cercato di strappare un sorriso con il videoclip, perché la canzone è venuta fuori osservando la differenza che abbiamo anche qui nella nostra società tra chi ha tanto e probabilmente spesso non se ne rende conto, non ce ne rendiamo conto, e chi davvero anche con poco, con nulla, riesce a sorridere e sognare. Nella fattispecie erano i bimbi il motivo, diciamo, l'idea da cui è partito il pezzo. Un video interamente girato a Trapani, tu sei di Catania, come mai? Io sono di Catania, vivo a Trapani ormai da diversi anni, trapanese d'adozione, come dice qualcuno. Abbiamo girato per lo più alla Tornara Tipa, grazie anche all'interessamento e alla disponibilità della signora Coluccia con la famiglia Castiglione, che ci hanno dato la possibilità di girare all'interno di questo location, secondo me è bellissima. La produzione è stata curata dalla Melkart, sono dei trapanesi doc che a mio avviso lavorano molto bene, e soprattutto mi piace in questa occasione ricordare che il regista è stato Valerio Todaro, un giovanissimo e talentuoso trapanese che ha curato la regia del video.
Questo pezzo è in concorso, si può votare a Recanati, un appuntamento importantissimo per la musica italiana, parliamo del festival che si chiama Musicultura, insomma ti si può votare? Sì, mi si può votare anche perché ormai siamo arrivati, assieme anche ai musicisti che mi accompagnano, alle fasi finali. Sperando, forse inaspettatamente, ma alla fine ci si spera sempre. Siamo alle fasi finali, siamo 16 finalisti e verranno votati 8 vincitori, 2 dei quali vengono votati dal web sulla pagina Musicultura Facebook. Devo autopubblicizzarmi, mi tocca. A chi piacesse il pezzo, insomma, a chi possa avere il piacere di votare, trova il link sulla pagina Facebook Nico Gulino. In occasione del centenario dalle apparizioni della Madonna di Fatima, anche quest'anno l'apposito comitato ha deciso di organizzare fino al 13 di maggio, giorno appunto dedicato alla Madonna di Fatima, dei festeggiamenti, delle iniziative in onore appunto della Signora di Fatima. Fra gli eventi in programma, venerdì 12 è prevista una serata di cabaret, vedete la locandina delle immagini, e di musica anche, con il cabarettista Antonio Pandolfo e il gruppo musicale I Figli di un Re Minore. La serata sarà presentata dal noto conduttore ed autore televisivo Salvo La Rosa. Ieri pomeriggio invece si è tenuta a Palazzo della Vicaria, nel centro storico di Trapani, la presentazione dell'ultimo libro di Oscar di Montigny dal titolo Il tempo dei nuovi eroi, edito da Mondadori. È stato un intenso sforzo, un tentativo di condensare anni di esperienze di vita personale, professionale, di viaggi, di incontri, quindi diciamo che è stato un bello sforzo. Mi sento accomunato alle opere d'arte magari qua dentro con gli artisti che l'hanno fatto e probabilmente con lo sforzo che hanno dovuto compiere per realizzarlo, quello sì. E il libro in realtà è una sintesi di quasi 18 anni di studio, di indagine, di una ricerca che in realtà nasce interiormente e poi si manifesta nella vita per me professionale, personale, come genitore, come cittadino, come manager, e nel quale ho cercato di condensare delle discipline alle quali sono stato educato e sto venendo educato, che sono la filosofia, l'arte, la scienza, l'economia. Filosofia come tentativo di indagare l'idea di bene, l'arte di bello, la scienza di vero e l'economia di giusto. E quindi è forse così una prospettiva olistica un po' nuova, questo sembrerebbe di sì stante l'interesse, a magari delle materie che già conosciamo, che magari solo raramente osserviamo da prospettive non diametralmente opposte da quelle canoniche, ma diciamo diverse. E credo che aver creato questo mix stia destando un interesse che sta lasciando anche a me abbastanza sorpreso. Andiamo verso la chiusura con due appuntamenti sul palinsesto di Telesud. Alle 19.40 oggi andrà in onda il consueto magazine che racchiude un po' i fatti salienti della settimana in questo sommario appunto di servizi. Alle 20.30 invece verrà trasmesso l'incontro di gara 3 dei playoff di basket tra la Pallacanestro Trapani e De Longhi Treviso, purtroppo andata male per i nostri. Adesso vi lascio, dopo la pubblicità, ai servizi sportivi a cura di Stefania Renda e Fabio Tartamella, ma ricordo a tutti la presenza dell'onorevole Ninoddo della seconda edizione del TG e delle repliche che seguiranno poi nel corso della giornata. Buon fine settimana. Fischio d'inizio alla Matusa di Frosinone per la 40ª partita del campionato di B, che ha preso il via ieri sera con l'anticipo Perugia-Spezia terminata 0-0. Vediamo mister Calori come presenta il match. Frosinone è chiaro che ha un compito, quello di cercare di arrivare direttamente in Serie A, quindi è una partita per loro con grandi motivazioni. Poi una signora squadra che in tanti di quegli elementi lì sono stati in Serie A, quindi sono giocatori e una squadra sicuramente di grande valore, noi questo lo sappiamo, ma non ci deve far perdere quella fiducia, quell'entusiasmo che abbiamo, cercando di andare là e fare la nostra partita con attenzione, giocando a calcio bene. Io so che è una buona squadra, l'ho vista giocare, l'ho vista con la Salernitana, è una squadra che va tenuto rispetto, ma noi squadre che giocano con quel sistema lì le abbiamo già affrontate più volte, anzi
ci è capitato in casa che le squadre che vengono ad affrontarci spesso si adattano col sistema di gioco lì, e non ultimo anche l'Entella, l'ha fatto il Perugia, l'ha fatto il Verona, quindi conosciamo quella caratteristica, però sappiamo che hanno dei giocatori di assoluto valore, quindi bisogna stare attenti e dobbiamo cercare di, come dico, avere il coraggio di andare oltre le nostre capacità. Ripeto, il Frosinone è un'ottima squadra, quindi abbiamo perso in casa male, ma giocando per un bel po' bene, perché io mi ricordo, poi si è fatto, si è sbagliato molto nell'attenzione, abbiamo concesso troppo, però era l'inizio di creare una mentalità che doveva, una squadra che doveva usare, doveva cercare di fare gioco. È chiaro che questo passaggio da momenti di disfiducia a cercare di trovare la fiducia e incontri queste squadre, ci può stare che perdi, no? E quindi, ma non ho rivalsa per quella partita lì, è un obiettivo un po' più grande quello che deve essere la nostra rivalsa, cercare di fare punti indipendentemente che abbiamo davanti. Non è il nome della squadra che affrontiamo, ma proprio il frutto di un risultato per raggiungere l'obiettivo. Queste le partite della 40ª giornata. Perugia-Spezia giocata ieri 0-0, oggi alle 15 Ascoli-Benevento, Avellino-Bari, Brescia-Latina, Carpi-Salernitana, Cesena-Novara-Frosinone-Trapani, Vicenza-Ternana, Virtus-Entella-Verona. Domani alle 17.30 Spal-Provercelli, lunedì alle 20.30 Pisa-Cittadella. Basket, stagione finita per la pallacanestro Trapani. Treviso si aggiudica con merito gara 3 degli ottavi dei play-off, chiudendo nettamente la serie con una partita che ha visto i Granata tenere testa solo un quarto, salvo poi cedere all'avversario. Finisce 72-80. Finisce così l'avventura di Trapani per questa stagione, una partita non con tante emozioni. Con Andrea Renzi veramente avevate forse già dato tutto. Ma no, noi volevamo cercare di chiudere in una maniera buona davanti al nostro pubblico, secondo me siamo riusciti in parte, abbiamo comunque lottato per 40 minuti, forse Treviso, cioè sicuramente Treviso ci ha dimostrato la più brava, io credo che ce l'abbiamo messa tutta, peccato per il risultato, poi io credo che per come è andata questa stagione, con tutte le sfighe che abbiamo avuto, passami il termine sfighe, io credo che comunque abbiamo cercato sempre di fare il nostro, siamo andati oltre tante vicissitudini, per cui non mi sento veramente di imputare nulla ai miei compagni di squadra e al mio staff, alla mia società. Senti, infortuni a parte, il ricordo più bello e il più brutto di quest'anno? Ma sicuramente la vittoria con Roma qui, col canestro di Kedrick agli ultimi secondi, perché è stata veramente una partita bellissima a livello emozionale, forse veramente quella più emozionante della mia carriera, e non è veramente facile emozionarsi così per una partita, e quella lo è stata ed è stato un privilegio giocarla. Il ricordo ovviamente più brutto, Legnano in casa, perché obiettivamente siamo andati a sbattere. Abbiamo avuto veramente anche un brutto atteggiamento di lì, poi siamo riusciti un po' a ritirarsi su, però quello sì, sicuramente è il ricordo più brutto. Grazie Andrea, la doccia strameritata per Andrea Renzi, probabilmente il migliore dei Granati in questa stagione, anche questa sera 20 punti per lui, 21 per Crockett e anche tutti gli altri, insomma la squadra è arrivata in fondo davvero svuotata di energie, che c'è da dire? Una squadra che per tutto l'anno ha fatto fatica a emozionare la sua gente, i suoi tifosi, e la gara di questa sera è stato il corollario, poche emozioni e insomma tutto sembrava abbastanza stabilito sin dall'inizio. Non c'è che da sperare che il prossimo anno vada meglio.